Gianmarco D'Alessandri, detto Jimmy, abbiamo scoperto stasera da Mister Campolo, nuovo acquisto dell'Anusei. Intanto ti chiedo com'è stato il primo approccio con questa nuova realtà. No, allora, se devo dire proprio come prima impressione, è abbastanza positiva comunque. Sono stato solo un'altra volta in Sardegna e devo dire che ho visitato la parte superiore della Sardegna, mi mancava la parte inferiore. E se devo dire dal punto di vista comunque di cittadina, comunque paese o quant'altro, molto positiva. Poi se si parla invece dell'aspetto calcistico, sul campo ancora di più, perché comunque venire sempre in una società nuova, comunque cambiare posto e trovare un ambiente così caloroso, tra virgolette, o comunque un posto in cui diciamo la città è così legata alla squadra o comunque all'ambiente sportivo, fa sempre molto piacere. Poi invece se dobbiamo andare ancora più a fondo per la questione, mi sono trovato benissimo subito, già da subito con la squadra, e c'è un grande gruppo che si sta formando, ancora in fase di costruzione, ma pian piano ci arriveremo. Ecco, Mister Campolo ha avuto belle parole per te nella presentazione, che siete un po' bastonato in maniera ironica, però descriviti un po' anche dal punto di vista tattico, che tipo di attaccante sei? Diciamo non sono la classica punta centrale fisica, comunque molto statica, nasco come esterno, ma diciamo posso variare, gioco anche da seconda punta, comunque mi muovo, sono diciamo per caratteristiche un po' la punta che attacca la profondità, mettiamola così. Ecco, sei arrivato anche su indicazione di Mister Campolo, che conoscevi già da tempo. Presentaci un po' il nuovo allenatore della Anusei, tu che lo conosci. Guarda, diciamo che presentarlo non è proprio il modo migliore, diciamo, per uscire da questa situazione. Comunque, al di là di questo, di solito le persone si presentano, diciamo, tramite risultati. Quello che abbiamo raggiunto noi negli anni passati non è sufficiente per, diciamo, descriverlo come merita, mettiamola così, però speriamo che in questa stagione ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Ecco, chiusura, visto che sei un attaccante, anche per te, obiettivo personale, magari un numero di gol da raggiungere? Guarda, sono abbastanza superstizioso, quindi preferisco, diciamo, quelli necessari per... Risposta alla Masia, diciamo. Quelli necessari per fare un buon campionato.